come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se lodato Gesù Cristo, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, cari fratelli, nella terza domenica di Quaresima. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. È un atteggiamento insolito quello di Gesù che vediamo qui comparire nella descrizione del Vangelo di oggi. Noi sappiamo, vediamo in tutto il Vangelo come Gesù è molto attento e misericordioso, buono, soprattutto con i peccatori. E il Vangelo sappiamo che registra atteggiamenti di attenzione e di misericordia verso i lontani, mentre registra severità, polemica verso i vicini, verso, direi, le persone religiose. Vi ricordate l'incontro di Gesù con Zaccheo, per esempio? Gesù lo vede, lo chiama: «Scendi, oggi devo venire a casa tua». E Gesù si autoinvita e mangia e banchetta con i peccatori. E la gente mormora, ma Gesù sta con loro. E vi ricordate l'incontro con la donna che si getta ai suoi piedi, e sparge del profumo, bacia i piedi di Gesù, piange? E c'è Simone che aveva invitato Gesù, il fariseo che mormora. E ci ricordiamo del caso del lebbroso, la gente si scansa, sussurra, vediamo che cosa succederà. Gesù allunga la mano, lo tocca le piaghe e dice: «Lo voglio, sii guarito». Oppure quando portano a Gesù la donna sorpresa in adulterio e Gesù, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Tutti se ne vanno, cominciare dagli anziani. E poi Gesù, rimasto solo con quella donna, le dice: «Neanche io ti condanno, va e non peccare più». Quindi, cari fratelli, vediamo un Gesù che vuole recuperare, vuole salvare l'uomo, condanna però il peccato e lo fa notare, ma ama profondamente la persona che pecca e vuole condurla al bene. Oggi un giovane a scuola superiore mi diceva: «Ma veramente i peccati vengono perdonati? Anche le bestemmie il Signore perdona?» È stata una domanda forte, per dirla anche dinanzi agli altri, anche se online. E sì che perdona, il Signore proprio perdona, quindi cancella, proprio perché vuole bene.
ciascuno di noi, cari fratelli, come ci comportiamo in queste situazioni, cioè quando c'è uno sbaglio, avviciniamo, recuperiamo il lontano. Ecco, esercitiamoci durante questo tempo di Quaresima attraverso la conversione, dobbiamo assumere questo stesso atteggiamento di Gesù. Per fare la Pasqua, che è passaggio, ecco, dobbiamo passare dal nostro comportamento a quello di Gesù. Ma c'è un Gesù diverso, vi dicevo all'inizio, un atteggiamento di Gesù che dobbiamo pur esaminare. Nel Vangelo di oggi troviamo un Gesù severo, un Gesù polemico verso coloro che frequentavano il Tempio, coloro che trascrivevano frasi della Bibbia e se li attaccavano al braccio sinistro, al capo, queste strisce di pergamene, i filitteri. E Gesù li critica. Gesù addirittura arriva, come abbiamo sentito oggi, a sconvolgere la pace del Tempio, un episodio che ci viene riportato da tutti e quattro gli evangelisti. Gesù era salito al Tempio per la festa di Pasqua, che costituisce il cuore della vita religiosa ebraica. Vide un affannoso commercio, un mercato che offendeva il significato del Tempio. Cosa ha fatto Gesù? Improvvisò una frusta e cacciò i rivenditori, rovesciò i tavoli e cominciò a gridare: questa è la casa del Padre mio e voi ne avete fatta, ne avete fatto una spelonca di ladri. Condanna quindi Gesù ogni tentativo di guadagno alle spalle di Dio, ogni tentativo di religione in vile commercio. In Gesù l'amore è anche fortezza, chiarezza, decisione, pur evitando sempre l'offesa. Per noi, quale insegnamento dobbiamo prendere, cari fratelli? A me pare che oggi prevalga un atteggiamento, quasi una specie di gara a chi permette di più. Faccio un riferimento a certi comportamenti di alcuni genitori. Quello di voler sorvolare anche quando i figli sbagliano, di non riprenderli. È un invito, cari genitori, in questo sapere rimproverare i figli per richiamarli ai loro veri valori della vita. Non dimentichiamoci che correggere, intervenire è amore vero, fatto con delicatezza, con premura, nella carità. Ma rimproverare, correzione sì e non violenza. La neutralità è indice di vuoto interiore. Cogliamo da questa pagina del Vangelo queste due volte di Gesù: il Gesù misericordioso che accoglie gli ultimi, i peccatori, che perdona i peccati, e guardiamo anche il Gesù severo, se vogliamo, polemico verso coloro che frequentavano il Tempio, per richiamare perché la casa di Dio sia veramente quel luogo di accoglienza dove si respira l'amore, perché anche nelle nostre famiglie, voi genitori particolarmente, sappiate indirizzare, guidare i vostri figli al vero valore. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.